Allora, dagli atomi passiamo ai nuclei. E qui una riflessione su quanto è successo, arrivati a questo stadio della fisica atomica e nucleare, l'aver scoperto che l'atomo non è atomos, non è indivisibile. L'atomo è fatto da un nucleo, da questi benedetti elettroni. Ecco, una riflessione storica sulle varie concezioni che si sono riusciti man mano ad ottenere, a partire da, ricordatevi che la visione ellenistica, cioè degli antichi greci, gli ellenisti immaginavano quella famosa cosa che sanno quasi tutti, che è tutta la natura che ci circonda è fatta di terra, di acqua, di aria e ovviamente di fuoco. Era il sogno di immaginare tutto quello che ci circonda costituito da quattro cose elementari, no? Il sogno era quello, quanto quadrassero le cose in questa visione, diciamo, quadri elementare, non lo so. Però l'idea che ha proprio il cervello umano è quella di pensare che ci sia una struttura semplice, una semplicità dietro la complessità di quello che ci circonda. In realtà poi sappiamo che nel Medioevo i benedetti alchimisti, con tutte le loro ricerche, eccetera, fecero esplodere la cosa in migliaia di sostanze. Cioè, loro scoprirono effettivamente la complessità della natura. Migliaia di sostanze che poi, per fortuna, con la chimica, quindi parliamo forse del Settecento, per fortuna le migliaia di sostanze si sono ridimensionate di nuovo in un centinaio di elementi. Diciamo che inizialmente se ne vedevano meno di 90, poi andando a indagare meglio siamo arrivati attualmente a se ne Non c'è nemmeno un limite alla realizzazione di elementi instabili, artificiali. Quindi circa un centinaio di elementi, grazie alla chimica, che poi ha, diciamo, trionfato nell'inquadrare razionalmente il problema della materia, come con la tavola periodica di Mendeleev, la tavola per cui abbiamo un insieme di elementi che non sono messi a muto, hanno appunto una certa periodicità nelle caratteristiche, possono essere inquadrati in una tabella dove sono sempre un centinaio, però ci sono un numero molto più ristretto di colonne di righe che spiegano varie proprietà che hanno questi elementi. Con la scoperta del nucleo dell'atomo, quindi fino a qua siamo a atomi indivisibili che non si possono, che non hanno una struttura interna. Con la scoperta del nucleo, tutta sta roba qua ha preso finalmente, è ritornata nei termini desiderati dalla mente umana, è ritornata alla semplicità, perché si è scoperto con un ulteriore collasso nel numero di cose con cui si ha a che fare. Il modello atomico vuol dire che c'è un nucleo positivo, ci sono un certo numero di elettroni negativi in giro, ma allora
diciamo che gli atomi, per quanto complicati sono, 100 quanti sono, sono in realtà fatti di protoni ed elettroni. Oh, che bello! Addirittura due sole particelle elementari. Allora sono state chiamate particelle elementari. E se ci pensate, l'aggettivo elementare viene fuori dal termine elementi. Gli elementi erano quei famosi circa 100 elementi da cui poi si costruiscono migliaia di molecole e milioni di composti possibili e immaginabili. Nel nucleo però, a un certo punto, si scopre che c'è una terza particella, ci sono i neutroni. I neutroni sono stati scoperti soltanto nel 1932, quindi alla fine di tutto quello, diciamo, svilupparsi della fisica quantistica che abbiamo visto, terminata col principio di indeterminazione. E i neutroni ci si è messo tempo a scoprirli, perché con la storia sono neutri, ovviamente lasciano meno tracce delle particelle cariche. Vedremo poi, come già ho accennato, che le radiazioni conosciute erano l'alfa, la beta e la gamma. L'alfa erano particelle cariche pesanti, beta particelle negative leggere, gamma fotoni di radiazione elettromagnetica. C'erano però delle particelle che eludevano i meccanismi di rilevazione, che a un certo punto sono state inchiodate da un tale Chadwick. Cosa ha fatto Chadwick? Ha fatto una cosa un po' macchinosa, nei libri non è sempre descritta. Chadwick è un fisico inglese che, assieme ad altri, facevano esperimenti su queste radiazioni misteriose. Erano misteriose perché intanto, dal punto di vista, c'era la sorgente radioattiva. Per esempio, lui aveva usato il polonio, ma si può usare qualsiasi cosa. Fai un foro nella scatola che è lo scherma, escono queste particelle collimate e poi ci metti barriere. Per esempio, si era scoperto che per le particelle alfa basta una barriera abbastanza sottile, per le beta ce ne vuole un po' di più e per i gamma invece sono i più, come dire, penetranti, ci vogliono barriere più spesse. C'erano però queste radiazioni misteriose che potevano essere dei gamma, ma sembravano troppo energetiche per essere gamma, che passavano anche delle grosse barriere. Allora lui a un certo punto riuscì con i suoi collaboratori a mettere una barriera molto grossa, in modo che tutto quello che viene prodotto passano solo questi famosi raggi penetranti, misteriosi, i quali venne l'idea, dopo vari tentativi, di fargli attraversare loro un foglio di paraffina. Paraffina, non so neanche bene cosa sia come materiale, comunque contiene molto idrogeno. E da questa paraffina, questi raggi penetranti facevano uscire, a questo punto, dei protoni, quindi cose, particelle dotate di cariche, quindi facilmente rilevabili, che in una camera a un tubo a vuoto con un catodo venivano diciamo accelerati e quindi rilevati, e veniva calcolata anche l'energia a seconda con quanta diciamo velocità andavano a sbattere. E l'intuizione fu quella di dire: questi protoni prodotti qua non vengono da lì, perché c'è stato lo schermo, tutto qua, vengono da questa benedetta paraffina che viene colpita da questi raggi misteriosi. E l'ipotesi fu quella che fossero delle particelle di massa analoga al protone, in modo che, sapete, nel giochino delle biglie, l'abbiamo visto anche in meccanica, no? Quando io ho una biglia che sbatte contro un'altra biglia della stessa massa, poi cosa fa la biglia della stessa massa? La biglia della stessa massa si mette,
questa si ferma, l'altra non è più qua, ma parte. Quindi si mette a muovere, si mette a muovere con la stessa velocità con cui arriva l'altra biglia, mentre quella che arriva si ferma. C'è un trasferimento di quantità di moto uno a uno, dimostrabile con le leggi di conservazione dell'energia e della quantità di moto, e questa è l'ipotesi di Chadwick, cioè qui ci sono i protoni che sono dei nuclei di idrogeno da soli, non sono come i nuclei, perché cosa succede quando una particella, nel caso appunto una particella neutra, un neutrone, arriva a sbattere contro un nucleo fatto di tanti neutroni e protoni, quindi con una massa decine di volte superiore. Questo nucleo per l'urto si muove pochissimo e la particella sbatte contro un muro e rimbalza. Non solo, ma non perde energia cinetica se non per una piccola percentuale. Qui invece la perdeva tutta e la trasferiva a questi benedetti protoni dell'idrogeno e della paraffina. E, tra l'altro, la cosa è anche confermata da un episodio che raccontò uno dei docenti a fisica quasi 40 anni fa, quant'è che era. Non so se è vera, su internet non l'ho vista, ma potrebbe anche essere successo. Pare che nel gruppo di Fermi a Roma, quando facevano le loro ricerche, avessero un fascio di neutroni che volevano, avevano riuscito a produrre un fascio di neutroni, poi volevano farci qualcosa, analizzarli, eccetera. A un certo punto però avevano bisogno che questo fascio si fermasse, per lo voler schermare, avevano messo i piombi contro piombi, alla fine non sapevano più cosa mettere, perché questo fascio continuava a essere rilevato dopo le barriere, c'era un secchio della donna delle pulizie con l'acqua dentro, ho preso il secchio, ho messo lì, pam, il fascio fu stoppato, perché l'acqua fatta di atomi di ossigeno e atomi di idrogeno in grande quantità, l'idrogeno contenuto nell'acqua fa l'effetto della famosa biglia, cioè il neutrone ha la stessa massa del protone, quindi arriva, pum, si ferma e il protone parte, quindi intanto hai stoppato il fascio. Chiaro che parte un protone, però protoni ed elettroni, essendo carichi, loro vengono frenati dalle barriere perché ionizzano gli atomi, cioè nel loro passaggio ionizzano gli atomi. L'atomo è fatto di un nucleo e una nuvola di elettroni, quindi qua c'è una nuvola di elettroni, tantissimi, dipende quanti, dipende che tipo di sostanza è. Comunque, la particella carica, tipo non so, una alfa, che è una particella carica positivamente, che passa qui in mezzo, dunque la probabilità di beccare il nucleo è bassa perché è un decimillesimo di tutto, però la nuvola elettronica ci va a finire dentro di sicuro. Nel passare alla nuvola elettronica, cosa fa la particella carica? Muove per forza elettrostatica tutti i vari elettroni e nel muoverli li attira verso di sé. Nel muoverli ionizza l'atomo, li strappa dall'atomo, nel muoverli perde energia, poco per volta, ma continuamente, atomo dopo atomo. Invece una particella come il neutrone, senza carica, se va a beccare il nucleo, una probabilità su 10.000, vabbè, qualcosa succede, ma normalmente la particella neutra, immaginiamo, il neutrone cosa fa? Passa senza fare tutti quei casini. Per esempio, questa potrebbe essere una ionizzazione, un elettrone che va via, quindi senza dare fastidio a nessuno e quindi senza perdere energia, continua dritto. E con questo una piccola introduzione ai neutroni, che adesso vedremo un po' più nel dettaglio per vedere come funziona il meccanismo del nucleo dell'atomo. Quindi il nucleo dell'atomo si scopre non è solo fatto di protoni, ma protoni e neutroni. I neutroni, la scoperta del neutrone mise finalmente a posto un paradosso che non quadrava nelle conoscenze di allora, cioè il fatto che il numero atomico, e quindi il numero di cariche positive del nucleo e di elettroni nella nuvola,
cresce in maniera intera, uno l'idrogeno, due l'elio, tre il litio, eccetera. La massa degli atomi non seguiva una regola così chiara, dunque l'idrogeno era sempre uno. Poi con l'elio, che è numero atomico 2, noi sospettavamo una massa doppia, una massa 4 volte, vabbè, no, no. Con litio mi pare 6 volte. Da lì in poi, cioè, parte l'eccezione dell'atomo idrogeno che ha solo uno e basta, ma dal elio in poi, fino a un certo punto, sembra che ci sia sempre un fattore 2 tra il numero, diciamo, il numero di massa e quello che è doppio, e il numero atomico, il numero di protoni, un fattore 2 più o meno costante. Poi a un certo punto questo fattore 2 non era neanche più rispettato, non si capiva com'era il meccanismo. Quindi c'erano dei dubbi su questo modello. Introducendo la terza particella elementare, il neutrone andava a posto tutto. I neutroni erano delle cose in più, con massa pari a quella dei protoni, che nell'idrogeno non ce n'era neanche uno, ma dall'elio in poi ce n'era uno per ogni protone, salvo poi diventare di più in rapporto col numero dei protoni, per un motivo semplicissimo, perché il nucleo, a parte l'idrogeno che è un protone solo, ma dall'idrogeno in poi, tu immagina diversi protoni messi, come fai a metterli assieme così vicini se c'è la repulsione elettrostatica? Ok, c'è la forza forte, ma evidentemente la forza, no, scusate, la forza nucleare, che non è, questa cosa non è forte, la forza nucleare è debole, questa forza nucleare tiene assieme i protoni, ma evidentemente non basta, ci vogliono anche delle particelle neutre, che quindi non si respingono tra di loro, che mettono a disposizione la loro forza forte per aumentare questa coesione. Quando poi la costruzione diventa ancora più complessa, e un numero elevato di nucleoni, a questo punto si chiamano, il rapporto 1-1-1 non basta più, ci vogliono più neutroni rispetto ai protoni che ci sono. Si arriva, facciamo conto, l'uranio ha un numero atomico attorno, mi pare sia 92, qualcosa del genere, e 238 di numero di massa. Quindi se faccio 238 diviso 92, quanto mi fa? 238 diviso 92 fa 2,6, cioè ci vogliono 2. Cioè, ci vuole un neutrone e mezzo per ogni protone del nucleo per tenere insieme questo benedetto nucleo gigantesco, che poi la forza nucleare ha breve raggio, mentre quella coulombiana c'ha lungo raggio, quindi a un certo punto la forza nucleare non ce la fa più a tenere e non ci sono più nuclei stabili. Vabbè. Passiamo al prossimo video.